Noi tutti i sabati abbiamo deciso di prendere in mano questo quartiere che purtroppo col fatto dei rifiuti abbandonati, con le discariche a cielo aperto, stava diventando impraticabile, soprattutto i marciapiedi. Quindi abbiamo deciso, con un incontro che c'è stato con un ragazzo della Quarta Torre, di creare un appuntamento settimanale per pulire il nostro quartiere. Questa cosa era stata sponsorizzata su Facebook e l'AMA ha apprezzato molto il nostro impegno e si sono subito prodigati per darci una mano. Il presidente del municipio ha saputo di questa cosa e si è presentato per ringraziarci dell'impegno. Sapevamo che sarebbe stato difficile perché sia Santa Rita da Cascia che Via Scozza sono delle piazze di spaccio. Questi spacciatori, perché è inutile chiamarli in un altro modo, con le vedette erano infastiditi. Siamo arrivati a metà percorso, questo extracomunitario ha cominciato a dire che ce ne dovevamo andare, che dovevamo chiedere il permesso, dovevamo avvisarlo, gli stavamo facendo perdere le vendite, ma in un modo molto concitato. Ha tirato questa bottiglia piena, l'ha presa dal gomito al braccio, ha fatto un botto allucinante e ci siamo spaventati perché comunque lui urlava, continuava a urlare, malgrado poi tutte le persone che erano presenti. È assurdo che in un quartiere dove le persone si prendono cura di un posto perché vogliono vivere, c'è gente che si permette di fare questo. E la cosa più brutta è che questa donna è stata ferita e questa persona è già fuori in un posto che non è casa sua. E quindi noi ci stiamo chiedendo dove sta la legalità, che senso ha continuare a fare tutto questo? Quindi siamo un po' demoralizzati. Le forze dell'ordine ci sono, ma sono sempre poche rispetto a quello che accade in questo territorio e secondo me devono essere molte di più. Forse dall'alto devono iniziare veramente a comprendere che non è normale che un prete viene a pregare e viene aggredito, che una donna, una volontaria viene su un territorio per fare qualcosa e viene ferita. Queste persone che fanno queste azioni non hanno scrupoli, molte volte hanno dei macete, tant'è vero che mentre pulivamo ne abbiamo tolti un coltello a seramanico e un macete mentre raccoglievamo l'immondizia. Parliamo di un territorio che ha bisogno solo di sicurezza per emergere, non c'è bisogno di altro. Adesso sto sentendo tante stupidaggini sul Blitz e questa cosa mi chiedo come si faccia soltanto a pensare di parlare in quel modo che il blitz è stato qualcosa che ha spaventato i bambini. Mi chiedo queste persone come fanno a dire questa cosa, perché le forze dell'ordine non entrano e trattano male i bambini. Forse il problema se lo deve creare il genitore che spaccia o fa altro nella casa e quindi bisogna chiedere l'intervento e la preoccupazione per questi bambini che assistono ogni giorno a questo scempio. Bambini che vedono ben altro, magari vedono anche un papà che mena la mamma, vedono delle risse, vedono preparare le bustine. Forse è quello che dovrebbe spaventare, non un blitz delle 5 della mattina. Noi non siamo più padroni di uscire senza affrontare una piazza di spaccio. Vai in giro con il cane, c'è lo spacciatore. Vai al negozio, c'è lo spacciatore. Io credo che è ora che si faccia veramente qualcosa. Quel blitz non è stata una passerella. Quel blitz c'è bisogno tutti i giorni e le persone hanno bisogno tutti i giorni di vedere le forze dell'ordine, perché solo così tu riqualifichi un quartiere e dai speranza alla gente. Dal punto di vista dell'amministrazione comunale, cosa pensa? Io credo che il Comune ha delle grosse responsabilità perché comunque sono subentrati da circa 2 anni. Siamo stati invasi da un'immondizia con tante giustificazioni, discariche a cielo aperto in ogni via. Torbella Monaca fa parte del Comune di Roma e se tu non fai niente per cambiarlo questo quartiere, hai dovuto aspettare un blitz per mandare l'AMA, mi sembra un po' assurdo. Lei si sente un po', insomma, in guerra da un certo punto di vista? La guerra comunque rappresenta altro, però ti posso dire che non è guerra, ma è qualcosa di molto vicino, nel senso che questa è una bomba sociale gravissima, perché quando succedono queste cose, quando la gente non scende dalle
dalle case perché c'è lo spaccio, quando hanno paura di aprire la porta, quando tu vai a prendere la macchina e ti rendi conto che hai lo spacciatore vicino. Queste cose dovrebbero far riflettere che non è tanto una guerra quanto un degrado sociale molto grave.